Beatrice Luzzi pronta a rimettersi in gioco dopo l'esperienza al Grande Fratello. Ecco dove potremmo rivedere la nota attrice. Protagonista indiscussa della TV a cavallo tra gli anni 90 e 2000, grazie al ruolo di Eva Bonelli nella nota soap italiana Vivere, Beatrice Luzzi in questi ultimi anni si era piuttosto allontanata dalla televisione. Dopo i ruoli in Un posto al sole, L'allieva e Solo per amore, Due destini incrociati. La grande opportunità è arrivata con l'edizione 2023-2024 del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Per quest'anno per la prima volta con volti noti del mondo dello spettacolo, e non solo, insieme a NIP. La Luzzi è stata assoluta protagonista dell'edizione, tanto da essere non solo al centro di diverse dinamiche, ma anche tra le finaliste. Alla fine il pubblico ha scelto di far trionfare Perla Vatiero, entrata nella casa di Cinecittà col reality show già iniziato. Ma di certo la Luzzi è stata più che soddisfatta della sua esperienza e, soprattutto, è riuscita a farsi conoscere meglio dal pubblico, anche dalle nuove generazioni. Dopo il programma di Canale 5 è più popolare che mai e, presto, potremmo rivederla protagonista proprio qui. Beatrice Luzzi torna subito in televisione dopo il Grande Fratello? Gli indizi parlano chiaro. Beatrice Luzzi potrebbe presto tornare in televisione, come si evince da diversi indizi social. Nelle scorse ore, infatti, l'attrice ha pubblicato tra le stories una foto che la ritrae direttamente negli studi Mediaset, senza però specificare di quale progetto, o programma, si tratti. Certo, potrebbe essere solamente ospite, ma già in passato l'esperta di gossip Deianira Marzano aveva parlato della possibilità di rivedere presto Beatrice Luzzi. Tra l'altro, la stessa ha sottolineato quanto fatto da Beatrice, specificando come ci sia anche un'altra storia poi cancellata dalla Luzzi stessa. Come vi dicemmo l'avremmo vista in televisione? Specifica Deianira Marzano nella didascalia della foto pubblicata su Instagram, aggiungendo come le sia arrivata una segnalazione secondo la quale prima di questa foto ne avrebbe pubblicata un'altra, taggando l'account social di Italia 1. Dovrebbe essere presto la stessa Beatrice a svelare il suo nuovo progetto, ma tutto fa pensare che possa essere presto protagonista del palinsesto di Italia 1. C'è ovviamente grande curiosità, specie dopo il nuovo exploit al Grande Fratello, di vedere cosa farà.